Nell'anno 2015 dell'era cristiana, l'insensatezza degli uomini trionfa. Centinaia di bombe atomiche devastano i 5 continenti. Terrorizzati dalla carneficina, i pochi scampati cercano rifugio nel sottosuolo. Da quel momento inizia l'era del dopobomba, della seconda umanità. Un secolo dopo, alcuni uomini, insofferenti alle leggi e all'ordine che la nuova umanità si è dati, scelgono liberamente di tornare a vivere sulla superficie. Nasce così una nuova umanità, quella dei primitivi. Le due comunità da tempo non hanno più contatti. I nuovi umani disprezzano i primitivi ritenendoli dei selvaggi. I primitivi sfuggono ai nuovi umani perché considerati nemici. Questa storia ha inizio sulla superficie della Terra nell'anno 225 dopo la bomba. Tutto rotto. Ti prudono le gambe, eh? E a te no. Sono a pezzi.
Venite. Video. Mi sono fatto scappare il pranzo, peccato. Ecco da dove veniva quel bastardo di un topo, guarda. Ce n'è un nido intero qui dentro. Un frigo pieno di topi. Ehi, Kurt, ora non soffriremo più la fame. Sai, la mia vecchia sapeva cucinarli benissimo. Li spurgava e ci metteva dentro un ripieno di radici. Così, per eliminare il sapore di selvatico. Non pensarci, Video. Forse troveremo qualcosa di meglio. Ragazzi, è cibo. Ma questo è zucchero! È zucchero! Che aspettiamo, gente? Diamogli sotto! Dai! Ragazzi, è tutta roba buona! Senti, senti! Ma come si apre questo? Fagioli! Lasci i fagioli! No, prendi! Questo l'ho visto prima io! Ma questa è farina! È farina! È farina! È farina! Te lo giuro! È farina! La farina! Forza, cioccolato! Sono diventata bianca, ragazzi! Ha ha ha!
smetterà di fare questo casino. Non è certo la prima volta che incontriamo un morto. È stato ucciso in modo orribile. Guarda le sue ferite. Qualcuno è stato qui prima di noi. Hanno litigato per dividersi il cibo e si sono scannati. Ma quest'uomo era nel suo letto, sotto le coperte. Come ve lo spiegate? Comunque sia morto questo tizio, noi dobbiamo fregarcene. E adesso basta con le chiacchiere. Diamoci da fare. Darci da fare? Certo, dobbiamo assicurarci se qui dentro siamo al sicuro. Ehi, videogame! C'è di nuovo quel tuo amichetto. Vediamo se gradisce una birra. Non c'è problema, lo servo subito. Strike! Sono dappertutto queste bestiacce. Non te la prendere, Taurus. I topi in fondo sono nati disgraziati. Immagina di essere topo e di essere preso a scopate da uno grande e grosso come te. Sai che giramento di palle. A proposito, eccone là un altro. Ma dove credi di andare, bastardo? Ehi, Duke, questo è uno che non crede alla tua teoria del topo disgraziato. Sembra un duro e non vuole proprio sloggiare. Non hai tecnica, Taurus. Dolci con i duri, duri con i dolci. Impara. Topo, topuccio bello, esci dalla tua lurida tana che zio Duke ti fa il sanzietto. Niente, non sente ragioni, non esce. Ok, sarò io a stanarti. Attento, quei bastardi mordono. Ah, non certo a me. Ah! Ma morso. Attento! Ah! 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 Staccati! Non si stacca! Stranza! C'è qualcuno? Saltare la testa. Hai capito? Guarda, Kurt, guarda cosa ho trovato. Che accidenti gli piglia questa torcia? Porca puttana, la torcia è andata. Merda, merda, merda! Dovevo rimanere con Lucifer. A te va sempre tutto male. Va sempre tutto male. Sta calma. Non è colpa mia, ma della torcia. Ora vienimi dietro e cerca di non fartela sotto. Attenta, ci sono delle scale. Vieni.
Chissà a cosa serviva tutto questo apparato. Ve lo dico io a cosa serviva. A giocare. Questo, signore e signori, è un videogame. Certo è un po' diverso dagli altri, ma è pur sempre un videogame. Adesso vi farò vedere. Dunque, dunque. Ci scommetto una scopata, che non ce la fai a farlo funzionare. Secondo me tu non hai gli attributi giusti. Datti da fare, video. Se fallisci, posso consolarti io. Non dovevi sfidarmi, Chocolat. Sei già mia. Non bleffare, video. Esiste gioco elettronico che possa resistermi. Non ridete, forse ci sono riuscito. Ecco. Ma è un vivaio perfettamente conservato. E quello sembra un depuratore per l'acqua. Sembra impossibile. È meraviglioso. Ma perché tutta questa roba non cresce più sulla terra, Noè? È una lunga storia, Lilith. Ed è inutile parlarne adesso. Ma una cosa è certa. D'ora in poi non soffriremo più. Ma che razza di gioco è questo? Questo coso o è in tilt oppure è una fregatura? Questo non è un videogame, è un computer. Dannazione, non lo vedrò mai un vero videogame. Stupida macchina sputa sentenze, va al diavolo! Che diavolo gli ha preso? Con quel calcio video forse ha provocato un cortocircuito e il cervellone è impazzito. A meno che involontariamente non ha formulato una domanda. Beh, non mi piace questa storia. Computer e cadaveri formano una pessima mistura. Anche se per sbaglio gli ho fatto una domanda. Solamente questo dannato cervellone sa cosa gli ho chiesto. Totale eliminazione del gruppo. Che cosa significa? Forse è per loro, per quelli che abbiamo trovato morti. Quella risposta è per loro. Venite, ragazzi, di sotto abbiamo trovato qualcosa di grande. Quelli che ci hanno preceduto avevano trovato il sistema per riprodurre artificialmente quello che una volta cresceva liberamente sulla terra. Guardate, c'è tutto. Frutta, ortaggi, legumi. Insomma, ogni tipo di pianta. E con questo sono riusciti a distillare e a decontaminare l'acqua piovana. Prova ad assaggiarla, Diana. Fresca, buona. In tutta la mia vita non avevo mai bevuto una cosa simile. È incredibile che esistano persone in grado di far questo. Già, organizzati così perfettamente. Ma è altrettanto incredibile che si siano fatti ammazzare come fessi. E con questo abbiamo finito. Erano un bel po', vero? State indietro, ragazzi. Thank you.
solo delle parole. Una volta si usavano per benedire i morti. Sei pronta, cioccolatina? Ma pronta a fare che cosa? Come? Mi sei debitrice di una scommessa? Non ti ricordi davanti al computer? Non mi avrai mica preso sul serio, era soltanto uno scherzo. Ah, sei scorretta, cioccolatino. I debiti e le scommesse si devono pagare sempre, sai? Accontentati dell'anticipo. Buonanotte, video. Sì che è una bomba. No, bestiacce maledette! Così inquinate l'acqua con la vostra merda! Via, via di qui! L'acqua è nostra, schifosi, è nostra! Via! Andate via, maledetti! Via! No! 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 No!
che sei? Un telefono? Un telefono? E allora perché non squilli, eh? Drin, drin. Pronto? Sei tu, papà? Sono io. Sei tuo figlio. Come? Sei morto? Ma davvero sei morto? E voi state facendo bisboccia, eh? Dov'è la festa? A che piano state? Dov'è la festa? Siete voi gli invitati! Degli stronzi fottutissimi topi! Io con voi non ci vengo! Affanculo tutti! Affanculo! Scappata la bottiglia. Ma io mica ti mollo, sai. Ragazza mia, io non ti lascio più ormai. Siamo amanti, noi due siamo indivisibili. Vieni, vieni, torna dal tuo boyfriend. Vieni qui. Ah, cazzo! A momenti cado. Oh, ehi, fratello topo, sei venuto a invitarmi alla festa. E tu, eh? Hai voglia di bere con me, no? La bottiglia mia non te la dà. Oh, vuoi che cazzo vuole? No, io non voglio, non voglio farlo questo. Ti mando, no! È Lilith che ha urlato. Lucifer deve essere impazzito. Andiamo ad aiutarla. Taurus! Lilith! Lucifer! Lilith! Lilith! Lucifer!
È qui. L'ho ammazzata. Ma perché l'ha fatto? Abbiamo fatto male a cacciarli. Dovevamo stare uniti. Dobbiamo cercare Lucifer. Dobbiamo vendicarla. Non è stato lui. C'è qualcuno che vuole ammazzarci tutti. Se prendo quel dannato topo lo ammazzo. Seguiamolo! Io non voglio morire! Non voglio morire! Mirna, cerca di tornare in te, piantala! Uscite fuori dalle vostre tane, bastardi! Uscite fuori che voglio torcervi il collo! Scendete giù! Scendete giù! Vi spezzo! Faccio un pezzo! Uscite fuori! Vi ammazzo tutti! Vi spazzo la budella! Calogne! Puzzolenti! Che mio Dio, Lucifer! Che fine avrà fatto Lucifer? Andiamo dentro, presto! Lucifer! Taurus, Chocolat, con me! Lucifer! Guardate, è qui che hanno assalito Noè. Già. Ma adesso togliamoci di qui. I topi che lo hanno attaccato possono ritornare da un momento all'altro. Sì, hai ragione, filiamo. Qui dentro c'è qualcuno. Potrebbe essere Lucifer. Andate in campana. Ci sono migliaia di topi qua dentro! Via! Non voglio morire! Dobbiamo continuare a cercarlo. Non può essere scomparso. Tirate su quell'isterica ed esploriamo la strada. Kurt! L'ho trovato. È morto. No! No! Povero Lucifer! Guardate come l'hanno ridotto! Lo hanno divorato via! Ragazzi, i topi hanno messo fuori uso le moto, hanno rosicchiato tutte le gomme. Cristo, Cristo! Merda! Guardate come le hanno ridotte, nemmeno una si è salvata. Stronzo! Eri tu il responsabile delle moto! Fermo, Kurt! E tu sta calmo. Nessuno poteva prevedere una cosa simile. Se ci lasciamo prendere dalla collera e dal panico, siamo fregati! E levati! Ok, Taurus. Sono io che ho sbagliato.
tutti i nostri mezzi fuori uso, come faremo ad andarcene? Tu, siamo fregati! E così siamo tutti fottuti, capo. Che vuoi dire? Intendo dire che le moto dovevi farle mettere al sicuro subito, invece di prenderci a cazzotti e a sputare fuoco su tutto quello che vedi. Prova a far funzionare il cervello. Quelle moto erano gli unici mezzi per portare fuori da qua il culo. Non appena fiutato il pericolo, invece di pensare a difenderci, ci siamo messi a fare i becchini. Idea geniale. D'ora in poi non commetteremo più errori, ci barricheremo lì dentro. E domani decideremo il da farsi. Andiamo. Ah, e questa è un'altra delle tue idee. Se i topi ci hanno fatto quello scherzetto è perché hanno deciso di farci la pelle. Barricandoci faremo il loro gioco. Ok, abbiamo sbagliato la prima mossa, ma noi siamo più intelligenti di loro. Ficcatelo in testa! Noè, Lilith, Lucifer si erano isolati. È per questo che sono morti. Morti! Quindi, che tu lo voglia o no, ci barricheremo là dentro. Io non ci sto a farmi ammazzare per colpa tua. Quando il capo di una tribù sbaglia, viene eliminato e al suo posto viene eletto un altro che può salvare la pelle al resto del gruppo. E io sono il più adatto. Voi siete d'accordo, ragazzi? Ok. Ho capito quello che vuoi. Accetto la sfida. Ma che vi ha preso a voi due? Siete impazziti! Ascoltami, Kurt. E anche tu, Duke. Migliaia di topi stanno cercando di farci la pelle, Dio solo sa per quale ragione. E voi due stupidi orgogliosi non sapete fare altro che scannarvi tra voi. Allora, Duke, vediamo se hai la stoffa del capo. Ok, Kurt. Sei solo tu il capo. Bene, non perdiamo altro tempo e mettiamoci subito al lavoro. Cominciamo a barricare porte e finestre. Avanti, muoviamoci! Non mi sento affatto tranquilla. Fate presto con quelle assi. Portale via. Mirna, non è successo niente, era solo un ragno. Piantala, piantala per Dio! L'hai sentito? Forse li hanno attaccati. Era quell'isterica di Mirna che urlava. E con lei c'è il grande capo col suo sputafuoco. Facciamoci gli affari nostri. Ad ogni buon conto, io farò la guardia. Meglio essere prudenti. Tu continua a lavorare. Adesso dovremmo essere proprio al sicuro. Anche con una rete. Quei maledetti topi riuscirebbero a sfondarla. Già. Infatti è un bel po' che mi domando come diavolo hanno fatto degli animali così stupidi ad ammazzare quei disgraziati che c'erano prima di noi. E a fare la pelle a Noè, Lilith e Lucifer. È incredibile. Perché? Per quale ragione ce l'hanno con noi? Perché ci vogliono ammazzare? Forse il loro istinto omicida è stato risvegliato. Certo, è stato risvegliato dai nostri predecessori. Ma ciò che è veramente accaduto non riusciremo mai a conoscerlo. Qualsiasi cosa sia accaduto a noi non interessa. Ma vi posso garantire che se non perderemo la calma, noi ce la caveremo. Ce la faremo ad uscire di qui. Tanti anni fa, quando vivevo con i miei vecchi sulle montagne, la nostra caverna fu assalita da un branco di topi affamati. Ma non ci attaccarono. Fecero fuori tutte le nostre riserve. A questi, invece, il cibo sembra non interessare.
Taurus ha ragione. Non si nutrono di formaggio e farina. È noi che vogliono mangiare. Ma è possibile che non sappiate far altro che dire stronzate? Siamo noi gli esseri superiori, non loro. Una volta era così, forse. Di un po', Santone, ti si è rammollito il cervello? Hai ragione. L'uomo si riteneva un essere superiore. Era convinto di poter dominare il mondo. E quindi ha considerato i topi solo schifose e immonde bestiacce da confinare nel sottosuolo, nelle fogne. Nelle fogne. Vuoi dire che una volta i topi vivevano soltanto nelle fogne? Prima che la terra venisse distrutta dalla follia della grande bomba, i topi vivevano sottoterra, nelle fognature, sotto le grandi metropoli della superficie. L'ho letto su un libro. E quali altre fesserie diceva quel libro? Una cosa ricordo perfettamente. Le loro comunità sono esclusive. Non accettano che vi siano intromissioni. Se un topo appartenente a un'altra comunità sconfina, loro lo uccidono senza pietà. E lo divorano. E come diavolo se ne accorgono? I topi di fogna sono tutti quanti uguali. Non è vero. I topi non sono affatto tutti uguali. Si differenziano, pensate, dal puzzo dell'orina. I topi che si riconoscono dal piscio. La vuoi sapere la verità, Santone? Chi ha scritto quel tuo libro aveva il cervello di un topo e tu ti sei fatto infinocchiare? L'avete sentito il Santone, ragazzi? Avete pisciato troppo in questa tana di merda. Ecco perché i topi vogliono farci la festa. Beh, anche se i topi ci considerano intrusi, questo posto è nostro. E ce lo terremo. Ce lo terremo. Sono loro! Stanno venendo a prenderci! Vogliono ammazzarci tutti! Kurt, guarda quella finestra! Ci siamo dimenticati di barricare quella finestra! No! Guardalo! Guardalo! Diana! Maledizione! Sono Diana! È tutta piena di topi! Sbarrate quella donna alla finestra! Diana! Via! Via, vediamoci! Ma via! Via tutti! Vi ammazzo tutti! Mi fate schifo! Mi ammazzo! Fate schifo! Forza! Adagiamolo sul letto, così. L'hanno mossa dappertutto quei maledetti. Mi occorre dell'acqua, Taurus. Devo lavare le ferite di Diana prima che si infettino. Fa presto, su. Ok. Oh, cazzo! Ci siamo dimenticati di prenderla, l'acqua. Dovremmo farne a meno. Ma come faremo a resistere senza l'acqua? Appena sarà l'alba cercheremo di uscire di qui. Quindi possiamo benissimo resistere. Noi sì, ma che ne sarà di Diana? Le ferite si infetteranno. D'accordo. Video, tu resta qui insieme alle donne. Noi tenteremo di raggiungere la serra per rifornirci d'acqua. Dai, muoviamoci. No, io resto qui, grande capo. Non la rischio la pelle perché tu fai una stronzata dietro l'altra. L'acqua te la prendi da su. D'accordo, Duke. Ci resti tu con le donne. Ci viene Video al posto tuo. Non fate i fessi, ragazzi! È stata un'idea sua quella di barricarsi qua dentro. Se la spicci lui. Come diavolo ragioni, Duke. Noi non stiamo pensando a noi stessi, ma a salvare Diana. Stammi a sentire, figlio di puttana. Se tutto quello che fai e dici, lo fai e lo dici per farmi incazzare, hai raggiunto il tuo scopo. Mi fai incazzare a morte! La via sembra libera, Kurt. Andiamo, ragazzi. Mirna, vieni qui. Voglio parlare un po' con te. Su, avanti. Vieni dal tuo Duke. Non avere paura. Devi avere per me un'assoluta fiducia. Kurt ha sbagliato tutto. Ma se tu credi in me,
Io ti salverò. Riempi la tanica, Taurus. Maledizione. Kurt, ma quanto ci metti? La cisterna è piena di topi. L'acqua è inquinata. Torniamo in strada, prenderemo la nostra che sta sul blindato. Kurt! La scala è piena di topi. Merda. Ti aspettano. Bene, avrete pane per i vostri denti. Per cominciare riscalderemo un po' il muso. Che succede? Ma che accidente gli piglia? Il lanciafiamme non funziona più. Merda! Merda! Pensa a qualcosa, Kurt. Ci stanno mettendo in trappola. Taurus, dammi la tua mazza. Maledetti, bestiacce schifose. Attento, Taurus, attento a quello. Scendono a volare. Quanti cazzo sono? Sbrigati, Kurt, stanno diventando troppi. Via, bestiacce. Stronzi. Via. Per Dio, non ce la facciamo a tenerli. Venite, ragazzi. Tutti dietro a me. In fila indiana e restiamo uniti. Via. Bestiacce. Sì. Bestiacce schifose. Schifo. Ma quanti sono? Via. Senti, via! Oh, ti passa! Attento! Taurus! Mi attaccano! Taurus! Andate via! Salvatemi! Salvatemi! Andiamo via! Taurus! Via! Via, maledizione! Andate via! Ma non possiamo! Andiamo via! Andiamo, presto! Presto, alla porta! Apri, Duke! Brigati, fa presto! Apri subito la porta! A Duke, vuoi rialzare questa porta? Apri! Apri, Duke! Cristo, apri! Ma perché non apri? Duke, Chocolate, Mirna, aprite! Aprite, tra poco li avremo addosso! Aprite! Duke, Chocolate, mi dopo, mi stanno attaccando! Presto, aprite! Ci volete morti! Che aspetti a schiodare quella maledetta porta, Duke? Falli entrare! Fate presto! Dannazione, apri, stronzo! Quel maledetto bastardo deve essere impazzito. Allora, capo, ce l'hai con te l'acqua? L'acqua inquinata! Apri questa dannata porta! I topi ci saranno addosso da un momento all'altro! Niente, acqua! L'hai sentito, il capo? Ha fallito! Non ci possiamo fidare! Apri, bastardo! Apri, Duke, non fare lo stronzo! Apri! Apri, Duke! Apri, grandissima carogna! Apri, maledetto! Stanno venendo, apri! Stanno arrivando! Sono migliaia! Niente, acqua! E apri, i topi, Duke, di fuori sono migliaia! Apri! Perché dovremmo rischiare la pelle? Apri, Duke! Apri, Duke! Ammazzo, carogna! Apri, maledetto bastardo! Questa è la tua ultima bravata, Duke! T'ammazzo! Apri, maledizione! Sono arrivati, apri! Duke! Apri! Grazie! È pericoloso lì! Mi arrostisco! Mi arrostisco il culo! Via! Via! Vai aprire quella porta! Apri, Duke! Apri, per l'amor del cielo! Altrimenti ci ammazzano! Ma perché vuoi far morire così? Nuovo capo gradisce solo le donne. Voi tre sarete il mio piccolo harem. Apri questa porta! Il grande capo è in difficoltà. Chissà se ce la farà a campare.
Mirna! C'è un topo! Adesso non ridi più, lurida carogna. Fa soltanto un movimento. E giuro che t'ammazzo come un cane! Kurt! Kurt, vieni! Vieni, stanno prendo! Presto, Kurt! Dentro! Bastardo! No, no, non uccidermi! L'ho fatto solo per proteggere le donne! Lo giuro, ti giuro, Kurt, l'ho fatto solo per questo! A un verme come te bisogna solo schiacciare la testa! No, Kurt! No! Non puoi ucciderlo! E perché? Non avrei pietà di questo bastardo! Lui mi ha promesso che mi salverà dai topi! Ha detto che non finirò come gli altri, che lui mi proteggerà! Sei più verme di quanto pensassi! Ma lui me l'ha giurato, Kurt! Ha giurato di proteggermi, di aiutarmi, diglielo! Diglielo, Duke! Hai giurato sì, di proteggermi, no? Certo, ti prego, non ucciderlo! Non ucciderlo! Ti prego, Kurt! L'istinto mi dice che dovrei scannarti. Ringrazia Mirna se non lo faccio. La prossima volta non avrò pietà! Ragazzi, io non resisto più. Dovremmo fare qualcosa per Taurus, dovremmo cercarlo! Con tutti quei topi lì fuori è impossibile. Cerca di stare calmo. Diana ha la febbre alta. Non avrà alcuna possibilità se subentra un collasso. Ormai mancano poche ore all'alba. Ancora un po' di pazienza. E poi ce ne andremo da questo posto. I topi non ce lo permetteranno. Non è possibile che rinuncino a noi così facilmente. Quello che vi manca a tutti quanti è una buona dose di coraggio. Invece di rimanere qui a compiangervi, usciamo fuori, affrontiamoli! Stanno approfittando della nostra paura, non lo capite? Voce di un uomo. Forse è Taurus. Anche a me è sembrata la sua voce. Se è lui, dobbiamo fare l'impossibile per aiutarlo. Il capo ha deciso di farci diventare esca per topi. Di un'altra parola e t'ammazzo, Duke. Le bestiacce potranno essere intelligenti quanto vi pare, ma non posso credere che stiano facendo finta di essersi calmate di colpo. Ho deciso. Farò un tentativo di passare in mezzo a loro e lo farò da solo. Non da solo, tutti o nessuno. E io voglio essere il primo. Allora andiamo. Chocolat, lasceremo qui Diana. Qui dentro è al sicuro. Se tutto andrà bene, torneremo a prenderla prima di andar via.
Ok, vado io per primo. No, io. Incredibile, non hanno nemmeno scalfito la suola dei miei scarponi! Venite, ragazzi! La guerra è finita! Yahoo! Deus, adesso passerai tu con le donne. Andate, buona fortuna. Io vi guarderò le spalle. Ok, sceriffo. Ora tocca a te ad augurarti che se ne restino calmi. Ci voglio uccidere! Ho paura! Andate via! Andate via! Ci uccideranno tutti!
Forza, ragazzi! Dobbiamo attraversare il salone. Aspetta. Ma che cosa? È venuto il momento di salvare la pelle. Taurus. Può essere lui. Perché non rispondi? Non mi senti? Taurus! Taurus! Oh, Cristo! Ah! A Duke! Sta fuggendo! Avvicinarvi, vi faccio secchi! Non cercare di ostacolarmi, Kurt! Va bene, ma fa uscire Dirna! Ma non l'hai capito che hai finito di dare ordine! Ma che accidenti t'ha preso? Spara! Spara! È finita, Duke! Adesso scendi e porta fuori Mirna! Sii ragionevole, Duke! Ti conviene! Se ci tieni a lei, butta il tuo sputafuoco! Lasciaci andare via di qui, Kurt! Getta le armi o faccio saltare tutto! Kurt, secondo me, quello sta solo tentando di bluffare. No, è così stronzo che lo farebbe davvero. Per ora ci conviene fare buon viso a cattivo gioco, poi vedremo. Ok, Duke! Buttiamo le armi! Tu vattene, ma lascia qui Mirna! Questa è la mia ultima parola! Senti, capo! Tu non sei più in grado di dettare condizioni! Ti do soltanto 2 minuti per decidere, poi io e Mirna salteremo in aria! Buttate quelle armi! Io non scherzo! Ah! Maledetta bestiacce! Siete dappertutto! Siete dappertutto! Mi fate schifo! Vi faccio a pezzi! Se devo crepare, creperemo insieme! Ah! Non lo capite? Noi siamo destinati ad una fine peggiore. Diana? Dove sta Diana? Non capisco, era qui vicino a me. Dannazione! Diana! Dobbiamo trovarla! Voi cercate da quella parte! Diana! Diana! Diana, dove sei? Perché non rispondi? Rispondi, Diana! Ti prego, non morire anche tu! Non lasciarmi sola! Diana, ti voglio bene! Diana! Lo so quello che volete. Voi ci considerate degli intrusi. Sento il vostro odio intorno a me. Sì, lo so. So quello che volete da noi.
Diana! Ora l'ho capito. Che siete un padre. E questo mondo appartiene a voi. Siamo soltanto noi gli intrusi. Siamo noi. Sei tu che hai sparato. Diana. No. Non doveva finire così. Si è tagliata le vene. Perché l'ha fatto? Perché? Ha preferito suicidarsi. Lei non ce l'ha fatta a resistere! Ma tu non puoi lasciarti andare così! A che serve resistere? Hai visto? Loro sono più forti di voi. Non ci resta che attendere il nostro fottuto destino. Siamo ridotti in quattro. Possiamo solo difenderci. Abbiamo fatto di tutto per combatterli. Già. E cosa abbiamo ottenuto? Niente, loro sono più forti di noi! Non devi parlare così, Kurt. Noi siamo qui e siamo vivi. E quindi dobbiamo lottare. Tu sei il nostro capo e devi guidarci. Aspettate! Via!
Apri, Deus. Smettila, Cioccola! Proprio tu adesso perdi la calma! Sono stati loro a metterla qui! Vogliono spaventarci! È come avessero voluto spedirci un messaggio di morte. Diantra di dire cazzate! Piuttosto prendiamo il cadavere e portiamolo fuori di qui. Ma che cavolo è? Da qua. Questo coso potrebbe essere come la lampada magica. Dentro c'è una formula che ci tirerà fuori dai guai. Registrazione del 12° giorno dell'operazione Ritorno alla Luce. Sono le ore 20:45 dell'ora confederale. Qui è la stazione sperimentale Delta 82. Mancano 3 giorni al rendezvous con Omega 3 che verrà a salvarci. Ma forse questo incontro non avverrà mai. Purtroppo l'operazione Ritorno alla Luce deve considerarsi fallita. Le misure studiate dai nostri scienziati per superare i danni dell'inquinamento, della radioattività e della prolungata esposizione ai raggi del sole si sono rivelate perfette. La causa del fallimento non poteva essere assolutamente prevista. Essa è dovuta ad una specie animale che credevamo estinta da tempo. Il Rattus norvegicus che popolava le cloache delle grandi città prima della guerra. I ratti si sono rivelati dei micidiali e implacabili nemici. Sono dotati di un'intelligenza incredibile. Tutto è cominciato quando abbiamo ritenuto, data l'inconsistenza delle radiazioni, di poter fare a meno della nostra ingombrante tuta protettiva. Da quel momento i ratti hanno cominciato ad attaccarci, ad ucciderci, a cibarsi delle nostre carni. È come se avessero scoperto in noi un mortale nemico. Mai nella nostra storia degli animali si sono comportati così. Forse hanno sentito in noi gli invasori che li hanno costretti a fuggire dal loro habitat naturale, dove abbiamo edificato le nostre nuove città. O forse sentono in noi. Le mie deduzioni sono. I miei compagni sono tutti morti, uccisi dai topi. Io stesso, ho le ore contate. Fratelli, quando troverete e ascolterete questa registrazione, io avrò raggiunto i miei compagni della disgraziata Delta 82. Fratelli, restate nelle vostre città sotterranee. Lì siamo al sicuro. Sulla superficie non potremo tornare più a vivere. La superficie della Terra appartiene ai ratti e le loro spietate comunità non ammettono intrusi. Li uccidono e li divorano. Stanno arrivando! Sono migliaia! Migliaia! È finita! È finita! E così c'è gente uguale a noi che vive sottoterra. Loro si sono sostituiti ai topi. Ed è per questo che li hanno attaccati. Non capisco. Ma allora per quale motivo hanno attaccato anche noi? Perché i topi considerano la superficie della Terra loro proprietà. Quindi anche noi siamo considerati intrusi da loro. Ma se non sbaglio, quel tuo libro diceva che i topi considerano intrusi solamente altri topi che non appartengono alla loro stessa comunità. Il tuo ragionamento non fila, Deus. Quegli uomini erano risaliti in superficie, non per libera scelta. È stato qualcosa di imponderabile a spingerli fuori. Secondo me, sotto la superficie della Terra, in questo momento si sta svolgendo un dramma atroce, un dramma allucinante, qualcosa di terribile. Il fatto più assurdo di tutta questa storia è che ci siamo andati di mezzo noi.
Quest'affare riguardava soltanto loro. Uomini del sottosuolo e topi! Scatenando la porta. Prepariamoci a vendere cara la pelle. Se continuano così la porta non può resistere. Dio mio, ce l'hanno, lo so. Video, tu e Cioccolato, hai preparato una barricata là dietro. No, non perderti in chiacchiere. No, ma è tutto inutile, Kurt, no, non te ne rendi conto. A che cosa servirebbe barricarci lì dietro? Soltanto a prolungare la nostra famiglia. Fa quello che ti dico, obbedisci, sono io che do gli ordini. No. Quindi fa quello che ti ho detto. Noi cerchiamo di fermarli. Kurt. Non farmi sbranare da loro! No! Uccidimi! Ti prego, fammi! No! Ti prego,
Se senti qualche cosa per me, devi farlo. Ti prego, non farmi uccidere da loro. Ti prego, fallo tu. Crepa maledetto! Se ne sono andati! Se ne sono andati! È gas! Tra poco l'aria sarà irrespirabile! Dobbiamo uscire di qui subito! No, no, i topi! Ma non hai capito, Chocolate? Ancora non hai capito perché i topi sono fuggiti? Sono arrivati! Sono arrivati! Arrivati? Chi è che è arrivato? Quelli di cui parlava la registrazione, i nostri salvatori, quelli... quelli di Delta 82, il popolo che vive nel sottosuolo. Vieni, andiamo all'incontro. Voi siete quelli della registrazione. Il popolo che vive nel sottosuolo. Non è vero? Che siate benedetti. Grazie per averci salvato. Grazie. Sì, grazie per averci salvato. Siete arrivati appena in tempo, amici. Perché noi siamo vostri amici. Noi siamo della stessa razza. Una volta... sulla Terra ci chiamavano tutti fratelli. L'ha letto su un libro uno dei nostri compagni. Un libro che si chiamava La Bibbia. E parlava di un Dio che creò uomini e animali.